Buongiorno a tutti, hello everybody, welcome back to San Leonardo, bentornati a San Leonardo in queste giornate incerte. E ho pensato che oggi per farvi sorridere stappiamo qualcosa che fa sorridere sempre. So today I thought that to make you smile, because the days are so in these moments, I had to open something that would make you smile. And so we're gonna open a bottle of our very new Trento DOC. Apriamo una bottiglia del nostro Trento DOC 2015, il nostro Padosé Marchesi Guerrieri di Gonzaga, che è l'ultimissimo nato in casa. So this is a really the last bottle we have created. It's the last project with which we have been working with my family, with me, my father, and with the help of Carlo Ferrini, our winemaker. E quindi vediamo, apriamolo, vediamo se cosa ne dite. Allora, i grandi sommelier hanno una tecnica mirabile. Io sono un po' più semplice, diciamo. A me piace la festosità dietro. Ciao Chucky, vieni dentro. E quindi vediamo se... ha fatto un bel balzo. So, let's taste it. Proviamolo. Allora, questo è un 100% Chardonnay, quindi si chiama Blanc de Blanc, e si dice Padosé perché non ha zuccheri aggiunti, e viene appunto dalle montagne del Trentino. So, this is our Blanc de Blanc because it's a 100% Chardonnay, and it's a Padosé. The vintage is 2015, and it has been degorgé last year, è stato sboccato in giugno l'anno scorso. Io amo moltissimo gli spumanti dopo una lunga sboccatura perché trovo che acquisiscono una morbidezza fantastica. Il Trento DOC rappresenta le nostre montagne del Trentino, è un prodotto fantastico, non solo il nostro, ma è pieno di straordinari Trento DOC in questa regione che vi consiglio di assaggiare. Io vi faccio un mio assaggio. So I will tell you what I feel personally. So in the glass you feel the creaminess of the Chardonnay. It's the delicacy, but also these floral notes, citrical notes, which are very beautiful. Quindi lo Chardonnay regala questa cremosità fantastica di un lungo invecchiamento comunque sui lieviti, di persistenza sui lieviti che arricchiscono in modo straordinario questo prodotto. E sentiamo appunto delle bellissime note floreali, di anche citriche se vogliamo. È in bocca il Trento DOC, e il Trento DOC è fresco, verticale, meravigliosamente dissetante anche, diciamo. È un gran prodotto, ma che può essere veramente bevuto con una grande semplicità, perché io credo che i grandi vini si debbano sempre bere con grande semplicità. It's a lovely wine to drink in any time, in any moment, and I'm very convinced that great wines must be very easy to drink. And so I toast to you, brindo a voi, e vi faccio veramente un augurio per una splendida continuazione dell'estate. Arrivederci!